Ciao a tutti, dopo aver delineato nel video precedente gli antefatti e la situazione diplomatica in Europa alla vigilia della guerra dei 7 anni, oggi vedremo l'effettivo inizio delle ostilità e lo sviluppo della prima fase del conflitto. Dopo la firma della Convenzione di Westminster e del Trattato di Versailles tra il gennaio e maggio 1756, per i dettagli vi rimando al video precedente, la situazione diplomatica in Europa era paragonabile a una polveriera. Alcuni scontri si verificarono subito tra Francia e Regno Unito, con la Francia che invase le Baleari ed ebbe anche un iniziale successo, riuscendo ad occupare l'isola di Minorca. Ma fin qui nulla di nuovo. Se ricordate, Francia e Regno Unito si stavano scontrando in Nord America già da almeno 2 anni. L'unica differenza fu la formale dichiarazione di guerra da parte del Regno Unito il 17 maggio 1756. Tutti gli occhi però erano puntati su Federico II di Prussia, da cui ci si aspettava la prima mossa, seguendo la logica che l'attacco è la miglior difesa, dato che dopo la firma dei due trattati la Prussia si ritrovò circondata su 3 lati, dal vecchio nemico austriaco a sud, dall'impero russo a est, con cui i rapporti non erano certo amichevoli, e dall'ex alleato francese a ovest. Infatti Federico non deluse le aspettative. Sentendosi accerchiato e senza altre opzioni, il 29 agosto 1756 ruppe gli indugi e, senza una formale dichiarazione di guerra, invase la vicina Sassonia, alleata dell'Austria nella precedente guerra di successione austriaca, che, data la vicinanza a Berlino, la capitale prussiana, poteva fungere da zona cuscinetto a sua protezione, fornire risorse economiche ed essere usata come trampolino di lancio per un'invasione diretta del territorio austriaco. Il piano generale era molto ben studiato. L'invasione venne fatta partire nella tarda estate, onde evitare un intervento russo o francese prima dell'inizio dell'inverno, e l'idea era quella di sfruttare la Sassonia per invadere la Boemia, lasciare svernare l'esercito a spese del territorio austriaco, per poi puntare velocemente su Vienna, per far uscire di scena l'Austria, costringendola alla pace, e stroncare contemporaneamente la volontà dei suoi alleati a proseguire la guerra. Una sorta di guerra lampo ante litteram che ha dei parallelismi con la tattica usata nella prima guerra mondiale dall'impero tedesco, in questa occasione alleato degli austriaci, che, dovendo affrontare una guerra su due fronti, adottò il cosiddetto piano Schlieffen, che prevedeva di affrontare subito la Francia, passando per Belgio e Paesi Bassi, costringerla velocemente alla pace, per poi rivolgersi a est, dove l'impero russo era molto più lento nel mobilitarsi e doveva superare distanze molto ampie. Il piano ebbe un iniziale successo, ma poi si arenò man mano che la guerra si trasformava in un lungo scontro di posizione e di logoramento. Tornando al 1756, la Prussia, aiutata dai rinforzi di mezzi e denaro del Regno Unito, ebbe inizialmente successo. Nel maggio del 57 sconfisse gli austriaci nelle vicinanze di Praga e assediò la città, ma, data l'esiguità delle proprie forze, non poteva sferrare un attacco diretto. Ricordiamo infatti che la Prussia non aveva l'estensione né la popolazione dei suoi più grandi vicini, che potevano contare su eserciti ben più numerosi. Quindi, nonostante fosse moderno, agguerrito e ben preparato, l'esercito prussiano semplicemente era carente a livello numerico, soprattutto considerando che Federico dovette lasciarne una parte in Prussia orientale per difendersi dall'attacco russo e una parte in Sassonia per arginare l'avanzata francese. Nell'attesa che Praga si arrendesse per fame, però, la città venne soccorsa da un'armata austriaca che costrinse i prussiani a togliere l'assedio e a indietreggiare. Le cose iniziarono a girare male per Federico. Oltre a questa battuta d'arresto, l'impero russo mosse verso la Prussia orientale, ottenendo varie vittorie che però non seppe sfruttare appieno per via della disorganizzazione del suo esercito e per le lunghissime linee di rifornimento che immancabilmente lo rallentavano, e la Francia si addentrò nell'Hannover. Nonostante queste difficoltà, Federico, che ricordiamo era un brillante stratega militare, ottenne due strepitose vittorie: a Rosbach il 5 novembre 1757 contro i francesi, che avevano un'armata il doppio della sua, e a inizio dicembre a Leuthen contro gli austriaci, anche in questo caso in forte inferiorità numerica. Tra l'altro, giusto per complicare la situazione, anche l'impero svedese decise di approfittare del momento di difficoltà della Prussia per attaccarla e cercare di strappare qualche territorio, infatti occupò la Pomerania.
Federico rimase comprensibilmente sbigottito e molto preoccupato dal fatto di essere circondato su quattro lati, ma dopo la riscossa prussiana contro francesi e austriaci, gli svedesi vennero respinti con relativa facilità. Intanto il Regno Unito continuava ad appoggiare la Prussia con l'invio di contingenti, non particolarmente numerosi, ma ben organizzati, che riuscirono a scacciare i francesi dall'Hannover nel 1758, e con parecchio denaro. Sempre nel 58 venne formalizzato un accordo con cui il Regno Unito si impegnava a versare alla Prussia la considerevole cifra di 670.000 sterline annue. Contemporaneamente gli sforzi inglesi si concentrarono principalmente sul fronte coloniale, in cui ricordiamo che già da tempo, la prima della guerra, erano in corso scontri con i francesi, prevalentemente a favore di questi ultimi. Sotto la guida del ministro della guerra, che poi diventerà anche primo ministro, William Pitt il Vecchio, grazie alla proverbiale superiorità della marina inglese, che permetteva l'invio di contingenti e rifornimenti, bloccando invece quelli nemici, il Regno Unito inviò ripetuti e consistenti rinforzi in Nord America, che permisero la conquista di Montreal e dell'intero Quebec tra il 1759 e il 60, sancendo man mano la netta uscita di scena dei francesi dal territorio nordamericano, salvo alcune isole. Altro teatro bellico molto importante fu quello indiano, in cui inglesi e francesi, rappresentati dalle rispettive compagnie delle Indie Orientali, società molto ricche e potenti che gestivano il commercio nella zona, si scontravano per la supremazia a seguito della frammentazione dell'impero Mogul, alleandosi con i governanti locali ormai da 20 anni. Gli scontri maggiori si verificarono nel sud della penisola e a nord nella zona del Bengala, dove il Nawab, un governante locale, alleato dei francesi, conquistò l'avamposto di Calcutta, catturando un centinaio di soldati che morirono di stenti nelle prigioni della città, in cui le condizioni erano così terrificanti da essere soprannominate il buco nero di Calcutta. La situazione volse definitivamente a favore degli inglesi grazie al colonnello Robert Clive, che nel 1757 ottenne a Plassey una vittoria strepitosa contro un nemico 20 volte superiore, composto da francesi e alleati, grazie ad un sapiente uso dell'artiglieria. In pratica, durante delle torrenziali piogge monsoniche, ebbe l'accortezza di tenere la polvere da sparo all'asciutto, cosa che il nemico non fece, o comunque non riuscì a fare. Quando si poté nuovamente combattere, gli inglesi poterono contare sull'artiglieria, francesi e alleati no. La vittoria fu così schiacciante che anche in questo caso, salvo qualche porto isolato, i francesi uscirono completamente di scena dalla zona, e non a caso il 1757 è considerato l'anno d'inizio della storia dell'India britannica, che divenne poi indipendente nel 1947, suddividendosi in diversi stati. Con queste vittorie coloniali si arriva al 1759, la guerra dura ormai da 3 anni, anche se non è tantissimo di per sé, gli stati belligeranti vi avevano impiegato notevoli risorse e il Regno Unito, avendo vinto a destra e a manca, iniziò a fare pressioni alla Prussia perché chiedesse la pace. Federico II però non ne voleva sapere, perché a differenza dell'alleato la Prussia non si trovava in quel momento in una posizione di forza, anzi era in difficoltà. Chiedere la pace avrebbe significato dover fare delle concessioni, perdere dei territori, magari la tanto ambita Slesia, il cui controllo era stato uno dei fattori principali che avevano portato allo scoppio della guerra. Infatti nello stesso 1759 i prussiani subirono una pesante sconfitta a Kunersdorf, dove Federico cercava di evitare un'eccessiva concentrazione di forze austro-russe, ma condusse l'attacco basandosi su informazioni incomplete. Il nemico era nella zona da tempo e si era ben acquartierato, infliggendo ai prussiani, nonostante le abili manovre e l'iniziale successo, perdite così pesanti che lo stesso Federico pare abbia meditato il suicidio. Chiedere la pace in quel momento avrebbe significato quasi supplicarla e Federico non se lo poteva permettere. Le cose andavano meglio più a ovest, dove gli inglesi sconfissero ripetutamente i francesi, sia nella zona dell'Hannover che in battaglie navali nella Manica, vanificando una pianificata invasione delle isole inglesi, sia al largo del Portogallo. Arrivati al giro di boa, vedremo la conclusione e le conseguenze della guerra dei 7 anni nel prossimo video. La guerra dei 7 anni si discosta molto dai conflitti precedenti e anticipa alcuni aspetti che diventeranno comuni soltanto in seguito, in particolar modo nel corso del Novecento.
innanzitutto la sua estensione. Fino a quel momento le guerre si erano svolte in teatri bellici localizzati, anche perché fino al 1500 non esistevano ampi domini coloniali, quindi per forza di cose le operazioni belliche si svolgevano in zone più o meno ristrette, non tutte uguali chiaramente, ma mai così estese. Un altro aspetto fu la motivazione di fondo della guerra, perché si passò dalle classiche guerre di conquista territoriale o a quelle dettate da motivazioni religiose che in Europa avevano caratterizzato conflitti del 1500 e 1600 fino alla fine della guerra dei Trent'anni nel 1648, a guerre dettate da motivazioni politiche, volte ad ottenere un vantaggio geopolitico, commerciale e in generale un ruolo di predominanza rispetto agli stati vicini. Infatti vedremo nel prossimo video, con la conclusione della guerra, che in ambito coloniale ci furono importanti cambiamenti territoriali, mentre in Europa no, la situazione rimase pressoché la stessa di prima dello scoppio della guerra, con notevoli differenze di fondo però. Infatti a cambiare fu il ruolo e la predominanza, il peso dei singoli stati, oltre che la loro situazione interna. Altro punto in comune con le guerre del Novecento, la guerra dei 7 anni fu un conflitto definito totale, nel senso che non si limitava al campo prettamente militare, ma abbracciava altri settori della società, come la popolazione civile. La vittoria non si raggiungeva semplicemente battendo l'esercito avversario, ma cercando il crollo del nemico, non tanto nel senso di distruzione, ma di abbattimento del fronte interno, fiaccandone l'economia, l'industria, in generale la volontà di combattere e la capacità di portare avanti lo scontro. Infatti, come vedremo sempre nel prossimo video, la guerra finì anche perché le varie parti in causa non ce la facevano più, erano esauste e avevano investito in questo conflitto risorse in quantità davvero enorme, e anche il numero di morti fu davvero altissimo per l'epoca e per una guerra durata un periodo di tempo relativamente breve. Però lo vedremo meglio nel prossimo video. Grazie per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!